Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi un dispositivo che ci darà una mano sia per noi donne che siamo sempre molto vanitose e anche per qualche maschietto che adora portare i capelli un po' più lunghi del normale. Si tratta di una spazzola lisciante, arriva in questa semplice scatola dall'azienda LifeUp. Come vedete, questa è la spazzola in questione. Ha tre funzioni: oltre ad essere una spazzola districante, è anche lisciante e riesce a fare anche un massaggio rilassante grazie al tepore dei suoi, diciamo, chiodini. Io in questo momento l'ho attaccata alla presa di corrente, semplicissima da utilizzare. Sulla parte del manico, la parte laterale, c'è il primo tasto, che è il tasto on off, che ci permette quindi l'accensione e lo spegnimento della spazzola, e poi ci sono i tasti più e meno per regolare la temperatura. Regolare la temperatura in questo caso è necessario proprio perché non vogliamo rovinare i nostri capelli, quindi regoleremo la temperatura in base al tipo di capelli che noi abbiamo. Per i capelli spessi regoleremo a 150-170 gradi, per quelli normali dai 120 ai 150 gradi, mentre per coloro che ce li hanno sottili e delicati come i miei basterà impostare una temperatura al massimo di 120 gradi. Questo vi aiuterà ad avere i capelli più lisci, ma allo stesso tempo a proteggerli e quindi non bruciarli, soprattutto se li avete molto sottili. Vi raccomando, però, è diciamo una precauzione buona da prendere, utilizzare dei prodotti che proteggano il capello prima di utilizzare la spazzola, che va usata necessariamente a capelli asciutti, mai su capelli bagnati, mi raccomando. Quindi abbiamo acceso la nostra spazzola. Come vedete, in pochissimo tempo si è acceso il display, non so se si nota, già è arrivato a 180 gradi. Quindi in un minuto riesce ad arrivare a temperature elevate, al massimo arriva a 230 gradi e mantiene la temperatura costante di 180 gradi. La trovo veramente un prodotto ben fatto. Il manico è molto comodo da utilizzare per una buona presa. Necessariamente dobbiamo ricordare di pulirla nel momento in cui la vediamo sporca, per far sì che la spazzola si mantenga nel migliore dei modi e non crei poi problemi. Chiaramente attenzione agli urti, perché essendo un prodotto delicato rischierà quindi di danneggiarsi. Lo trovo, dicevo, un prodotto di qualità, a un prezzo più che buono per la qualità che vedete. Sulla mia recensione vedrete il cambio, diciamo, dei miei capelli da prima dell'utilizzo e dopo l'utilizzo della spazzola. Ci sentiamo alla prossima, ciao!